Ciao, buonasera e benvenuti a questa puntata abbastanza speciale, inedita, perché è una puntata registrata e io non sto andando in diretta, quindi voi l'ascolterete domani sera in differita, sempre alle 21, solito orario. E prometto che dalla settimana prossima tornerò in diretta, sarò ligio alle regole. Questa tantum che mi sono presa per dei miei impegni. È appunto una puntata di pensieri sparsi, di molto libera, molto sciolta, pensieri sparsi che poi riprendono molto le mie riflessioni che ogni tanto pubblico sui social, che io voglio condividere con tutti, no? Sono un collettivista puro. E ecco, è una puntata che suggella l'inizio di novembre, io sono molto legato a novembre. Spero sempre che sia l'inizio di novembre, per me è qualcosa di positivo perché spero sempre che sia un dolce novembre, come quel fantastico film Sweet November con Charlize Theron e Keanu Reeves, che io vi consiglio di vedere assolutamente, è bellissimo. Ed è un mese in cui appunto si susseguono giorni che sono legati a cose, a persone, a ricordi, perché poi basta, come voi sapete meglio di me, basta pochissimo per far tornare alla luce ricordi, conversazioni che tu magari vuoi ancora riprendere. Io molto spesso lo faccio perché voglio concludere, voglio giungere a delle conclusioni, magari anche da solo, qualcuno mi prenderà per pazzo. Ed ecco un mese particolare perché mi ricordo che tempo fa, proprio a novembre, scrissi dei miei pensieri, delle mie cose per una persona a cui ero particolarmente legato. E quindi ecco, è un mese che mi porto sempre nel cuore, è un mese che per me è molto significativo da un punto di vista sentimentale ed esistenziale. Però è anche un mese che mi fa molto, molto riflettere, un mese di ricorrenze. Oggi purtroppo è venuto a mancare Gigi Proietti, e poi è la ricorrenza forse del luminare più grande della storia italiana, dell'intellettuale per antonomasia, Pierpaolo Pasolini. Oggi venne ucciso ad Ostia, a Litroscalo, nel 1975. Pasolini è una forma mentis, diciamo, un elemento deontologicamente doveroso in termini di presenza nella mia vita. Però è anche un momento questo in cui io mi interrogo particolarmente e vorrei che l'esistenza mi accontentasse in dei punti fondamentali, come ho già spiegato, magari più volte vorrei che in questo momento così difficile, ma anche per il proseguo della vita, vorrei che le persone tornassero ad innamorarsi veramente, ad innamorarsi e a leggere, perché attenzione, amore e lettura, amore e letteratura, amore e libri, quelli che veramente tu leggi in una notte e stai lì, sottolinei le cose più importanti, prendi appunti vicino per non lasciarti sfuggire niente, sono strettamente legati. E vorrei appunto che l'amore non sia un amore illusorio, fugace, che si a distanza di anni ricorderà come tra virgolette una scappatella, come un qualcosa su cui riderci su, ma un amore che ti salva veramente la vita, un amore appunto che sia funzionale alla tua vita. E quindi ecco, amore legato al libro della tua vita che tu leggi velocemente per arrivare a capire il finale, e tu sei proprio nella spasmodica attesa di questo finale che ti lascia lì con il fiato sospeso. Ed ecco perché amore e letteratura sono strettamente legati, perché l'amore è la lettura di un libro, che
che è veramente significativo per te, che ti fa riflettere, che ti fa fermare a rileggere ogni piccola parola, ogni piccola lettera, ogni piccolo dettaglio, ogni piccolo pensiero espresso, suggellano la bellezza della vita. Non si può vivere senza leggere e senza amare. Si è egoisti nei propri confronti, sia per un arricchimento culturale, ma anche per un arricchimento esistenziale. Non è possibile che le due cose non siano in correlazione. Ma una peculiarità che mi ha sempre caratterizzato e di cui ne vado fiero è che in determinati momenti della vita, io mentre stavo studiando oppure leggendo determinati autori, ho conosciuto persone che poi mi andavano in un certo qual senso a far capire che le cose che erano, che l'autore o il filosofo o l'intellettuale che citava, che comunque stava esprimendo, le ritrovavo in quella persona e cercavo di applicarle a quella persona per poterla capire anche meglio, per poterla psicanalizzare, per poterla studiare antropologicamente. Ed ecco perché la letteratura, la filosofia, la poesia sono arti nobili, è un qualcosa di nettamente superiore alle materie scientifiche, con tutto il rispetto, con tutta la loro sì, funzionalità, ma il romanticismo, la bellezza della letteratura, della poesia, della filosofia, di queste tecne nobili. Per me non hanno paragone, non c'è proprio partita. Vabbè, io sarò anche di parte perché ho fatto il liceo classico e ho avuto una professoressa che proprio ci ha trasmesso il suo amore per la letteratura. Poi faccio filosofia, però cioè, riconosco una netta superiorità nelle materie umanistiche, rispettando sempre quelle scientifiche e essendone anche un grande ammiratore, però ecco il classicismo, quello puro, vero, oggettivo, secondo me, non ha veramente rivali, cioè qualcosa di assolutamente sublime, di aulico, ed è per questo che forse da un certo punto di vista è anche un po' elitario, non è accessibile a tutti. Così, siamo un po' aristocratici noi classicisti, ma ecco, ci poniamo l'obiettivo, la volontà di accogliere nel nostro circolo culturale, nel nostro cerchio magico, tutti coloro che tutti coloro che sono interessati. Ed è questa, diciamo, l'ambizione a cui io ambisco. È l'ambizione di cui io mi voglio rendere portavoce. E lo dico sempre, molto presto le persone torneranno a leggere, ad amarsi, perché l'amore e la letteratura, oltre ad essere l'antidoto contro la futilità dell'esistenza, sono allo stesso tempo un antidoto contro i mali della società borghese, per citare Pasolini, contro il capitalismo, il consumismo, figli di un arresto deleterio della crescita e del progresso, ma quelli funzionali. Pasolini diceva sempre che sviluppo non è progresso e quanto aveva ragione. E quindi è una lotta costante contro questo capitalismo e contro questo consumismo. Perché badate bene, quando noi tutti lasceremo questa terra, torneremo ad essere polvere. Pasolini diceva sempre che la poesia e l'amore rimarranno inconsumabili. Io aggiungo che quando noi
saremo tutti morti, il capitalismo sarà sconfitto, così mi auspico, la poesia, l'amore e ascolto solo l'amore rimarranno inconsumabili, fra 100 anni magari, forse anche di più, è un processo graduale, avremo sconfitto il capitalismo, ma tutto ciò che noi abbiamo detto, la poesia, l'amore, Pasolini, ascolto solo l'amore, saranno inconsumabili, questa è la grande ambizione. Pasolini diceva soltanto la poesia e è stata un'altra cosa che lui ha pienamente azzeccato. Io spero che i miei posteri poi riascoltino tutti questi podcast, leggano Pasolini, anche perché glielo imporrò io se non lo facessero spontaneamente. No, ecco, è questo il rovello che mi martella le meningi. Cioè, ho paura che la gente veramente si dimentichi di amare. E di leggere è un qualcosa che mi attanaglia e mi spaventa più del domani, più del futuro, che è sempre avvolto in una patina di ignoto e di mistero, però è qualcosa che mi tormenta perché so che è molto facile smettere di amare per dedicarsi ad altro. Umberto Eco lo diceva sempre che chi legge 50 libri e chi non ne legge nessuno vuol dire che non ha vissuto, ma ha vissuto male più che altro, aggiungerei. E chi legge un libro in più di te, secondo me ha imparato qualcosa in più, è più ricco. Adesso per citare in Ticca, secondo me non esiste alcun mondo possibile in cui nessuno non ami e non legga, perché sono potenze troppo persuasive l'amore e la lettura. E tu ne rimani estasiato, sei lì inerme, non puoi scampare alla potenza dell'amore e della letteratura. È necessario, nella letteratura e nell'amore io ho potuto capire quali sono veramente i miei sogni d'anarchia e quali vorrei e quali debbono essere quelli che posso realizzare. Che se ci fate caso, e questo è veramente secondo me un dato di fatto, le rivoluzioni partono tutte dalle letture e dall'amore. Io dico sempre, non dite una parola che non parli d'amore. E l'amore, e la letteratura è intrisa d'amore, di amore tormentato, di amore violento, di amore maledetto, di amore ancestrale, di amore troppo lussurioso. Siamo è così, di amore contraddittorio, fugace, illusorio, malinconico. Non puoi vivere, per come la vedo io, senza amore e letteratura. Sono strettamente collegate, hanno instaurato un legame indissolubile. Tra parentesi, cosa che non c'entra niente, un attimo per sdrammatizzare questo pippone, e siamo anche alla vigilia delle elezioni presidenziali. Adesso io ho la televisione accesa e stanno scorrendo le immagini di Biden e Trump. Diciamo che questo sarà un altro snodo importante di novembre, abbastanza importante. Sì, perché adesso inizierà tutto lo speciale, anzi, probabilmente inizierà anche Mentana, ecco, già Mentana è all'opera sulla 7. E quindi ecco, novembre è un mese di ricorrenze, di giorni importanti, vedremo che cosa succederà. Però ecco, è bellissimo, intanto passi sulla 7 e c'è Grey's Anatomy con Derek e
Meredith. Poi vorrei farla una puntata su loro due, su questa coppia. E quindi ecco, è forse anche un discorso soggettivo, nel senso, io è evidente che parli di un amore platonico, nel senso quello dei libri, quello della letteratura, no? Però è l'intensità con cui ne parlo non implica che questo non sia un amore vero, non sia un amore potente, non sia un amore struggente. Non lo so. Secondo me chi riesce ad unire e a conciliare amore e letteratura riesce ad avere una mentalità più aperta, cioè riesce secondo me a districarsi meglio, perché secondo me dovrebbe essere una alla base della cultura personale della cultura personale. La lettura di libri significativi, se dovessi fare una classifica dei 100 libri più significativi nella mia vita, fare molta fatica, cioè veramente non ci riuscirei. È così, è incredibile come un libro possa veramente cambiarti la vita, ma ti possa aprire un mondo, possa concederti la possibilità di acquisire una mentalità e delle conoscenze completamente diverse. E il lavoro è uguale, cioè l'amore per una persona e l'amore per la letteratura ti cambiano, perché tu, appunto, provando amore per una persona, cambi e quella persona ti lascia qualcosa. E il libro uguale, tu alla fine di un libro, quando ti alzerai dalla tua sedia, dopo aver scritto tutti gli appunti, preso, sottolineato le cose più importanti, ti sentirai completamente diverso, avrai acquisito un pezzetto di più rispetto a prima, sia di esperienza che di cultura. Da un punto di vista dell'amore invece acquisisci qualcosa di più in esperienza. Però, ecco, io la similitudine è questa, che leggere un libro è come un amore che ti salva la vita, e un libro piacevole, così come un amore piacevole, suggellano la bellezza della vita. È così. E molto spesso noi ci dimentichiamo di leggere e di amare, perché diamo ormai tutto per scontato, siamo assorbiti dall'odio, dall'egoismo, dal menefreghismo, dall'assismo, dall'indifferenza. Gramsci diceva che io odio gli indifferenti, ed è così, chi è indifferente all'amore non è, cioè, è un disilluso, è un ignavo, non lo so, una meba, forse sarebbe il termine appropriato. Cioè, non amare è sconvolgente, ecco, e non leggere è anche peggio. Non lo so, cioè io non mi immagino un'esistenza priva di amore e di letture. Non penso che per nessuno sia così, poi ognuno avrà i suoi interessi, magari preferirà qualcosa rispetto ad altro, però la letteratura e i libri e quindi i saggi e l'amore non possono non andare a braccetto. Cioè sono amore e letteratura, secondo me, implicano l'archetipo di un intellettuale moderno che cerca di interrogarsi sull'esistenza, sulla vita, e cerca di capire determinate cose, di darsi anche delle risposte con fatica, perché su determinati termini, su determinati temi non è facile, però ci prova, cioè si sforza di capire, di provare a capire, e allo stesso tempo si sforza
di amare e di soddisfare la propria fame, la propria sete di conoscenza, che lo so, è insaziabile, però è necessario provare a soddisfarla, quantomeno a limitarla, perché la sete di conoscenza è la brama, il desiderio di amare, sono super partes, vanno sopra qualsiasi tipo di desiderio. Ed è così. Però tutto parte da una frase chiave, che è gnotis euton, conoscere se stessi. Conoscendo se stessi poi si può capire veramente quali siano le proprie ambizioni nella vita, da qualsiasi punto di vista. Ed è ovviamente un tema anche dostoevskiano. Io credo che l'amore possa essere l'antidoto contro la futilità dell'esistenza. Credo che l'amore e chi abbia acquisito con il tempo la capacità di amare riesca veramente a sconfiggere quello che è il tedium vitae, ad evadere anche solo per un attimo, diciamo, ad evadere dall'ancestralità della società borghese, di cui tutti noi siamo figli, purtroppo. E quindi, sì, l'amore secondo me sta in quella spasmodica ricerca del sottosuolo di Dostoevskij. Trovare l'amore implica, secondo me, scovare finalmente il sottosuolo di Dostoevskij. E conoscendo se stessi e quindi trovando il proprio sottosuolo, secondo me si ha la pienezza, si raggiunge la pienezza della vita, o quantomeno si acquisisce una maggiore piacevolezza nel viverla. È fondamentale, si sta bene con se stessi e con chi si è accanto. Questi erano i miei pensieri e le mie riflessioni che mi turbavano e che mi fanno fermare sempre nell'arco della giornata a riflettere. Bene, per oggi abbiamo finito. Io vi auguro una buona serata. Prometto che tornerò dalla prossima settimana in diretta. Oggi è andata un po' così, nel senso ho questo impegno, però la puntata la troverete normalmente domani sera alle 21, tutto registrato, tutto sempre pronto sul podcast. E niente, io adesso mi vado a fare questa scorpacciata di mentana, andrò a leggere un po' di Nietzsche, perché ritengo sempre che leggere sia importante, svariare anche nelle letture. E quindi io vi auguro una buona serata. Scegliete sempre l'amore, sempre e indiscutibilmente. Ascolto Storia d'amore, torna la prossima settimana. Un abbraccio.